Sì, secondo me abbiamo fatto complessivamente una buona partita in un campo difficile dove è sempre difficile fare punti. Abbiamo fatto un ottimo inizio, siamo andati in vantaggio meritatamente. La nota, secondo me, stonata è il gol dell'1-1 che abbiamo preso in un momento in cui avevamo in mano la partita. Nonostante quello, poi abbiamo reagito bene, siamo ripartiti molto bene nel secondo tempo, meritando ancora il vantaggio. E poi in quei momenti lì, sul 2-1, bisogna avere un po' più di esperienza nel cercare di gestire un po' quei momenti lì della partita subito dopo il vantaggio. Invece siamo andati un po' in confusione. Testimonianza è che poi, dopo aver preso il 2-2, abbiamo riattaccato, abbiamo ricreato le opportunità per voler andare a vincere la partita. Quindi, ripeto, complessivamente secondo me abbiamo fatto una buona partita, una buona gara e dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, come sappiamo, e adesso arrivano tutte partite così, tutte battaglie, soprattutto ravvicinate, quindi bisognerà avere grande capacità di recuperare le energie fisiche, soprattutto nervose, e cercare di ripresentarci domenica ancora per fare una bella partita contro la Giana.